Elegante e imponente, forse ancora più della torre campanaria, il castello di Paverolo è il simbolo del comune. La nuova puntata di Storia Metropolitana oggi ci porta alla scoperta di questa dimora, che è socia dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, e lo facciamo insieme alla proprietaria. Oggi siamo con Eleonora Zavattaro Ardizzi a Paverolo, che ci racconta la storia della sua dimora storica. Grazie. Il castello di Paverolo dal 1924 appartiene alla famiglia di mio padre, il generale Guglielmo Zavattaro Ardizzi. Praticamente un secolo in cui la famiglia si è dedicata a questa dimora con un sentimento di dedizione, sicuramente, di impegno e aggiungerei anche un senso di responsabilità, perché è un patrimonio storico-artistico che sta diventando sempre più di rilievo e di interesse sul territorio. I primi documenti risalgono al 1047 e vedono il castello di Paverolo come un feudo pronto per il controllo sulla Via del Sale, quindi era di fatto aveva una funzione difensiva. Tra l'altro avvantaggiata da una panoramica a 360 gradi sul territorio. Di questa epoca permangono delle tracce, sono delle bellissime pietre di fiume che si riescono a scorgere nel lato della base, dello spigolo della base, nel sud-ovest del castello, e che ci raccontano appunto questa origine. In realtà poi il castello, come lo vediamo oggi, con i mattoni, fu edificato intorno al XIII secolo e di fatto fu passato da diverse famiglie, quindi diverse famiglie proprietarie, che ne fecero un uso privato e che contribuirono sia in termini strutturali ad ampliare il castello, sia in termini di interventi decorativi. Quindi troviamo diverse epoche stratificate anche negli interni. Grazie a un importante lavoro di restauro conservativo, mio padre ha riportato alla luce dei soffitti a cassettoni dipinti che riportano immagini risalenti al 1350-1360, tra l'altro datate dalla sovrintendenza, e che hanno suscitato un interesse davvero importante da parte di studiosi esperti. Ci raccontano di uno stemmario molto esteso, di famiglie probabilmente estinte, e anche delle immagini antropomorfe piuttosto che di animali, e di immagini cortese come immagini di brindisi e di innamorati, quindi molto interessante da un punto di vista anche dell'epoca. Molti sono gli eventi che vengono organizzati e che hanno come interesse quello di catturare l'attenzione di un turismo definirei esperienziale. Possiamo dire che durante gli eventi il borgo è fortemente attivo e va a tutti, infatti, la riconoscenza da parte nostra, da parte della famiglia. Avere sul proprio comune un patrimonio come il castello di Paverolo è sicuramente un buonissimo punto di partenza, però credo non basti. Quanto lavoro c'è da parte del comune, dell'amministrazione di Paverolo a fare sinergia, a fare rete? Allora, io posso parlare per quanto riguarda l'operato di tutti i volontari del Comune di Paverolo, che in queste giornate si mettono a disposizione per far sì che la giornata abbia un ottimo risultato a livello di affluenza, di persone. E il Comune organizza in primis quello che è la sicurezza, perché posteggi, navette per le macchine, con la protezione civile, con la Selezione Nazionale dei Carabinieri. Dopodiché, per far sì che la gente, i turisti, possano restare tutta la giornata a Paverolo e godere di questi magnifici panorami, dobbiamo anche dargli da mangiare, offrire qualcosa loro per divertirsi. Nella giornata specifica, qui proprio all'interno
del giardino della dimora storica, sono stati anche fatti dei workshop in plein air di pittura per i bambini. C'era la dimostrazione di artigianato locale, una mostra molto interessante, e poi giardini aperti, museo Casorati aperto, casa Casorati. Quindi è stato tutto un lavoro di tante persone insieme che hanno collaborato, si sono messe a disposizione per far sì che il turista potesse godere di tutto quello che noi abbiamo offerto. In che modo, quale supporto l'Associazione Dimore Storiche Italiane oggi è al fianco di proprietari di immobili di questo genere, di questo prestigio? L'Associazione Storiche Italiane nasce proprio come con l'intenzione di fare rete tra i proprietari delle dimore storiche, e fa rete nel senso di condividere le problematiche connesse al mantenimento e alla ristrutturazione di questi immobili, e poi anche al loro utilizzo e come renderli fruibili al pubblico. Penso, e non so quanto consapevolmente, che questa associazione dimore storiche abbia anche due altri scopi che per me sono importantissimi. Il primo è quello della tutela del bello, perché da un lato la bellezza crea comportamenti emulativi virtuosi, e quindi poi il bambino che vede un posto bello non va a scrivere sui muri di casa propria. Dall'altro è risaputo che attenua molto la conflittualità, per esempio crea situazioni di benessere sociale. E questa situazione di benessere sociale fa sì che anche si riesca a superare questo stereotipo per cui se tu sei una persona che intende destinare parecchi milioni di euro per comprarsi un appartamento a City Life, sei una persona che la gente guarda con ammirazione. Se invece sei il proprietario di una dimora storica che magari volente o nolente l'ha ereditata, tu vieni visto come un soggetto che gode di determinati privilegi. Se noi pensiamo a cosa è per esempio stato il Colosseo, dove sono morti migliaia di persone, eppure adesso è il monumento più visitato al mondo, dobbiamo comprendere che ciò che è rimasto è vero che è frutto di un retaggio e di certi privilegi, ma che ora è al servizio della collettività per migliorarla nel suo complesso.